cose in parallelo li conosce, penso che li conosca. E comunque se ci sono delle cose in parallelo, se avete studiato insieme, se comunque. No, non abbiamo studiato insieme, li conosco assolutamente. Sicuramente stanno dimostrando di essere bravi, preparati, competenti e quindi bisogna dargli merito per quello che stanno facendo e soprattutto per come stanno ottenendo questi punti, perché li stanno ottenendo attraverso il gioco e questo penso che sia una bella cosa, un aspetto importante da sottolineare in Lega Pro. E questo è un punto in comune forse tra voi tre, se c'è qualcosa che pensa. Sì, diciamo che anche noi, come ho sempre detto, vogliamo arrivare al risultato attraverso il gioco e se sì, io guardo prima sicuramente la prestazione, penso che poi il risultato sia una conseguenza della prestazione. Per la prima volta ha tre assenti, per infortunio credo che non sia mai capitato, visto che comunque l'ultimo è stato, insomma, prima della partita. Ecco, tre assenti ma altri giocatori. In certi reparti dovrò fare a meno di scelte che magari avrebbe voluto operare. In difesa immaginiamo che potrebbe esserci cambiamenti relativi, visto che lei ha detto appena ci definiamo magari un'idea di formazione standard, poi può cambiare tutto quello che vuole, ma un'idea di formazione base devo averla, ce l'avrò, la proporrò. Sì, diciamo che gli infortuni fanno parte del gioco. Mi dispiace perché per noi sono tre giocatori molto importanti, però, come ho detto prima, fanno parte del gioco e da questo punto di vista sono molto sereno perché, come ho sempre detto, ho una rosa dove realmente ho due giocatori forti per ruolo e quindi sono sereno. È normale che adesso non giocando più una partita ogni 3 giorni ci saranno meno cambi, però poi come ho sempre detto le gerarchie bisogna confermarle ogni giorno in allenamento. A proposito di pochi cambi, in regia lei ha sempre alternati due, abbiamo fatto questa domanda all'infinito, adesso ne ha uno solo. E poi non so se Russo è un calciatore che si può impiegare anche in quel ruolo, quello del regista, però ha Gazzi solamente di No, ruolo. assolutamente, Giuseppe è un centrocampista completo, grande esperienza, grande qualità, lui può ricoprire benissimo tutti e 3 i ruoli del centrocampo. Ultima cosa almeno per me, attacco. Attacco, voglio dire, lei ha sempre lodato Khalil per quello che fa, lui ha confermato, soprattutto nell'ultima partita, di segnare, di fare l'assist, di tornare, eccetera, eccetera. È possibile lo riproponga per il tipo di gioco che fa anche a Caserta, oppure ha pensato, come ha anche fatto, mi pare con l'Ischia, di mettere Calderini al centro dell'attacco? Ma no, sono tutte soluzioni che ho e quindi per me è un vantaggio, fermo restando che confermo quello che ho detto, che Khalil è un grandissimo giocatore ed è anche importante da un punto di vista proprio del carattere che trasmette ai compagni e alla squadra. Le volevo chiedere, in base a quanto abbiamo visto nell'allenamento a porta aperta, ha provato Rossetti a centrocampo? È un esperimento, una prova, oppure potremmo anche vederlo in campionato? No, è una prova. Rossetti, in questo momento è quello che forse è stato più penalizzato di tutti, perché siamo tanti, però stiamo parlando di un giocatore che ha un futuro davanti molto importante. E quindi sono convinto che anche lui ci darà un grosso contributo nel tempo. Domani sarà fondamentale sicuramente fare un risultato positivo, perché vorrebbe dire anche frenare una squadra che potrebbe proiettarsi in avanti per un futuro che poi Leccatania, risalendo, potrebbe sicuramente sfruttare, no? Domani per noi è fondamentale ripetere le prestazioni ultime che abbiamo fatto. È molto importante questo, è molto importante lo spirito, dobbiamo riproporre quello che abbiamo messo in questo inizio di stagione. Poi, come ho sempre detto, il risultato è una conseguenza della prestazione. Però la classifica è corta, io lo so che lei non si sbilancia su questo argomento, la classifica è cortissima.
E io la classifica con grande onestà non la guardo, perché io penso solamente alla partita di domani, penso alla Casertana. Dopo la Casertana per me non esiste niente, perché, ripeto, è una partita molto difficile, perché affrontiamo una squadra forte, una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che ha in organico elementi forti, giocatori forti, e quindi in questo momento noi dobbiamo solamente essere concentrati su questa partita ed essere pronti e preparati alla sfida di domani. In quale parte del campo sarà fondamentale essere superiori? Ovviamente bisogna garantire una prestazione massima su tutti i reparti, però una parte dove bisogna dare il massimo e dove si potrebbe essere superiori alla Casertana? Ma bisogna essere innanzitutto equilibrati, bisogna riuscire a mantenere un grande equilibrio, e poi bisogna cercare di, in tutte le zone del campo, cercare di essere al massimo, perché è sempre, come ho sempre detto, è il collettivo che trascina il singolo, quindi è la squadra nell'insieme che deve tirare fuori la prestazione. No, le chiedo anche, considerata la delicatezza della partita, il fatto che forse più delle altre squadre la Casertana cercherà di spingere, lei confermerà il 4-3-3, ma anche con elementi come Russotto che danno la progressione, la superiorità, come Falcone che comunque ha esperienza, anche quando entra in campo in corsa cambia la partita. Ecco, è possibile che lei cambi modulo, oppure, visto che è già eradicato e che ha ottenuto certi risultati, anche a Caserta hanno senatura il gioco? No, non cambio il sistema di gioco nostro. Assolutamente, come ho sempre detto, io ho grandissimo rispetto di tutti gli avversari, perché questo campionato dimostra, come ho detto prima, che se non affronti la partita con il piglio giusto si può perdere contro chiunque e dappertutto, però poi noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo essere anche consapevoli della nostra forza e dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo e quello che abbiamo fatto molto bene fino ad oggi. So che la formazione non ce la dirà mai, infatti alle risposte ci siamo arresi. Vabbè, però fuori casa, no, non ci siamo arresi per modo di dire. Comunque, fuori casa ha segnato sempre Scarsella finora. E a questo punto lo faccio giocare, perché comunque finora sempre lui. Devo essere onesto, tutti quelli che ho chiamato in causa, nessuno escluso, ha risposto alla grande. E quindi possono assolutamente giocare tutti. Anche lui? Assolutamente anche lui. Vabbè. Tanto non ce la dice. No, vabbè. Grazie, arrivederci. Non ci dice niente.